Un indicatore sintetico di aderenza, integrato nel nuovo sistema di garanzia dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, per misurare l'aderenza terapeutica nelle malattie croniche in maniera standardizzata a livello nazionale. È la proposta formulata da Italia Longeva, l'Associazione Nazionale per l'Invecchiamento e la Longevità Attiva del Ministero della Salute, per dare una risposta concreta al problema della scarsa aderenza alle cure, particolarmente rilevante tra gli anziani e fortemente acuito dalla pandemia. Mi immagino che se oggi ci fossero dei farmaci specifici per la pandemia non ci sarebbero problemi di aderenza. Di fatto invece per le malattie croniche, le cosiddette malattie croniche che sono, come sappiamo, tipicamente dei vecchi, l'aderenza è una araba fenice, nel senso che l'aderenza non è assolutamente rispettata. Ci sono un mucchio di non aderenti. I numeri sono impietosi, il 30% dei coloro che fanno gli antidepressivi non sono aderenti, lo stesso i diabetici, il 20% a essere misericordiosi, uno su cinque, l'enorme platea di coloro che fanno gli antipertensivi, il 50% di quelli che fanno i farmaci per la broncopatia cronica ostruttiva. Federico Spandonaro, meglio di me, vi darà qualche riferimento sui soldi, ma insomma intanto sappiamo che risparmieremo 1 miliardo se tutti prendessero gli ipotensivi e 0,5 miliardo se tutti prendessero gli ipemizzanti, perché è evidente, non prendere i farmaci poi dopo vuol dire consumare salute, consumare risorse della sanità, perché poi uno si ricovera, perché poi uno ha bisogno di procedure invasive, eccetera eccetera. Abbiamo lavorato con Italia Longeva per verificare intanto cosa c'è in letteratura, ma poi dopo semplicemente per uscire fuori con un indicatore sintetico che sia una specie di shortcut, di abbreviazione, per obbligarci tutti, se magari inserito nei LEA, e questo è l'inizio quindi di una strada, e per quello ci sono molti stakeholder coinvolti, ma insomma un indicatore semplice ed efficace che una volta inserito nei LEA ci farebbe evidentemente tutti quanti ricondizionare e comportarci probabilmente in un modo più virtuoso. Riteniamo che sia utile e doveroso integrare questo sistema di indicatori con un indicatore che misuri l'aderenza terapeutica. Che cosa vuol dire inserirlo nel nuovo sistema di garanzia? Chiaramente è una decisione che verrà presa all'interno del comitato LEA, dove sono presenti diversi livelli di governo, non soltanto il ministero, ma anche le regioni. Che cosa vuol dire inserirlo all'interno del nuovo sistema di garanzia? Vuol dire che si associeranno a questi indicatori degli obiettivi di salute, al cui non raggiungimento non si perfeziona l'adempimento di una regione, e quindi vuol dire che lo Stato trattiene dei soldi fondamentalmente, perché il sistema di garanzia è un sistema di premialità fondamentalmente basato sul fatto che una quota del fondo sanitario nazionale viene trattenuto per quella regione fino al verificarsi dell'adempimento, di un complesso di adempimenti che riteniamo utile completare anche con l'indicatore di cui oggi parliamo. È chiaro che nel momento in cui lo inseriamo tra gli indicatori del nuovo sistema di garanzia, chiaramente prendendo spunto dal lavoro di oggi e poi confrontandolo e validandolo con le regioni, ci attendiamo che la regione attivi dei comportamenti a cascata coerenti con la necessità di raggiungere l'obiettivo. Oggi abbiamo una serie di opportunità e di potenzialità per garantire l'aderenza terapeutica, che però sulle quali probabilmente il cittadino, il paziente, il cronico è lasciato più alla sua buona volontà, non è accompagnato. Quindi io mi attendo che nel momento in cui avverrà ciò che stiamo programmando, che stiamo ipotizzando, a cascata si attivino poi dei comportamenti che accompagnino il cittadino nel migliorare il percorso di aderenza terapeutica. Quando si vedono i risparmi che possono esserci con una migliore aderenza alla terapia,
È chiaro che sono dei numeri e delle cifre che dovrebbero far saltare dalla sedia ogni politico che cerca ogni anno di aggiustare quel Fondo Sanitario Nazionale cercando di diciamo di dare il massimo, e poi quando vedi dei risparmi che potrebbero essere fatti con delle azioni relativamente semplici, è chiaro che è una strada che deve essere percorsa. Dalla promozione, dall'aderenza alla terapia, far comprendere quelle che sono le conseguenze della scarsa aderenza, sensibilizzare quindi i pazienti, i loro familiari. Ho sentito dire della necessità di attivare una farmacia dei servizi quanto più completa possibile, senza dimenticare ad esempio il ruolo poi dei medici di medicina generale, il ruolo poi di quell'assistenza domiciliare che può ad esempio vedere impegnati non solo medici e infermieri di famiglia, ma anche ad esempio OS specializzati, cioè cercare di essere quanto più presenti verso i pazienti. Quindi io posso dirvi a conclusione che ovviamente, stando qui al Ministero, per il tempo che ci sarò, sarà mia premura aiutare e supportare le direzioni generali, il dottore Urbani in primis, in questo percorso.